Alla fine degli anni 70, un giovanissimo Bill Gates incontra un altrettanto giovane Katsuhiko Nishi, e dal loro incontro nascerà lo standard MSX, grazie ad un'intuizione di Nishi e all'appoggio di Bill Gates, e quindi della Microsoft. L'idea era quella di creare una compatibilità fra i vari sistemi prodotti dalle compagnie informatiche giapponesi. Per fare un esempio, l'intenzione era quella di utilizzare un computer Sanyo con un disk drive della Philips e una stampante della Sony, oltre ovviamente utilizzare lo stesso tipo di software per tutti quanti. Infatti, il nome MSX sembra che derivi proprio da questa sua caratteristica e che sia l'acronimo di Machines with Software Exchangeability, o almeno così disse Nishi in un'intervista, anche se sul significato del nome MSX ci sono diverse interpretazioni. Nello stesso periodo il ministro giapponese delle poste e delle telecomunicazioni aveva compreso che per chi utilizzava computer fosse necessario far comunicare fra loro computer e periferiche prodotte anche da ditte differenti. Questo avrebbe migliorato l'efficienza degli uffici pubblici, ma anche delle ditte in generale. Nishi, a quel tempo vice direttore della Microsoft Giappone, era quindi l'uomo giusto al momento storico giusto e riuscì a far collaborare fra loro le maggiori realtà del settore hardware e software che erano già operative in Giappone. NEC, Fujitsu e Hitachi avevano già realizzato delle varianti del Microsoft Basic, mentre ditte come Panasonic, Casio e Sanyo si stavano avvicinando al mondo degli home computer. E oltre alle ditte giapponesi si unirono anche delle ditte internazionali come la Philips e la Spectra Video. Proprio grazie a quest'ultima, basandosi sul modello dello Spectra Video SV328, si costruì il primo modello, ponendo una particolare attenzione al numero di slot disponibili. Questo perché un gran numero di slot avrebbe garantito un'alta versatilità. E questo significava che i computer avrebbero potuto essere utilizzati in ambiti commerciali, professionali, scolastici, ma soprattutto anche a casa. Lo standard MSX ebbe un enorme successo e si stima che soltanto in Giappone vennero vendute 7 milioni di unità. Ebbe anche una notevole diffusione in Sud America, specialmente in Brasile e in Argentina, ma venne venduto molto anche in Russia e per quanto riguarda l'Europa ebbe una discreta diffusione in Spagna, Olanda e Italia. C'è anche da considerare che questi numeri non tengono conto di tutti i cloni che vennero prodotti nei diversi paesi del mondo, di cui ovviamente non c'è modo di conoscere le cifre di vendita reali. Ma quali erano i requisiti minimi per essere considerati degni dello standard MSX? Beh, per iniziare bisogna suddividere la storia MSX in generazioni e possiamo parlare di due generazioni principali, la prima e la seconda, che poi si suddivide ulteriormente in 2, 2+ e Turbo R. Siamo nel 1983 quando la prima generazione MSX venne immessa sul mercato ed era basata sul processore Z80A della Zilog progettato dall'ingegnere italiano Federico Faggin. Lo standard prevedeva che la RAM di questi computer avesse come minimo 8 KB, ma la maggior parte degli MSX ne aveva addirittura 64. La ROM da 32 KB conteneva il BIOS e l'MSX Basic, mentre la RAM video di 16 KB era gestita dai processori della serie TMS della Texas Instruments e i chip sonori erano della General Instruments o della Yamaha. Erano sempre presenti diverse porte e slot, almeno una per il lettore delle cassette, una per le cartucce, una o due per il mouse o il joystick. E una volta che le ditte si attenevano allo standard, avevano anche un certo grado di libertà per quanto riguarda la produzione e nacquero modelli con design e caratteristiche davvero particolari. Questo, ad esempio, è un MSX1, il National CF3000, che nel 1984 vinse addirittura il Design Award in Giappone. Conosciuta come Panasonic al di fuori del Giappone, la linea MSX1 della National venne chiamata in patria King Kong, questo a causa di uno spot pubblicitario che all'epoca divenne famosissimo. Il design è in effetti davvero bello, con il case separato dalla tastiera e il tastierino numerico alato. Questo modello è un esempio perfetto per mostrare l'attenzione dei produttori sulla quantità di slot. Sul davanti sono presenti due slot per le cartucce e sul lato sinistro due porte generiche per il joystick o il mouse e un connettore per il lettore delle cassette. Nel retro invece possiamo vedere l'uscita RF, quella video composita e audio analogica, il connettore per la tastiera, la porta per stampante e quella per l'unità aggiuntiva Superimpose. La capacità Superimpose, che diventerà standard nella seconda generazione
generazione permetteva di sovrapporre immagini o testi su uno sfondo grafico, e questo era particolarmente utile per quanto riguarda la creazione di videogiochi o per applicazioni grafiche avanzate. Lo standard MSX, nonostante fosse popolarissimo in Giappone, quando arrivò in Occidente era ormai troppo tardi. Questo perché la IBM aveva già lanciato il suo PC e la Commodore aveva lanciato con successo il Commodore 64, mentre la Apple si stava ricavando la sua fetta di mercato. Nonostante il grandissimo successo anche a livello mondiale, una delle principali critiche allo standard fu quella di aver utilizzato un hardware di base che era già un po' datato in partenza, rispetto alle ultime uscite sul mercato. Il bisogno di un hardware più potente si fece sentire quindi già da subito, e dopo pochi anni nacque la seconda generazione di MSX, gli MSX2. Nel 1986 venne lanciato l'MSX2, con processori video più potenti, una maggiore RAM e la capacità superimposta di serie. Aumenta anche il numero di porte, e vengono introdotti software basilari ancora oggi come i fogli di calcolo o programmi per scrittura, ma viene comunque mantenuta la retrocompatibilità, quindi si potevano utilizzare anche sui nuovi modelli giochi o programmi per MSX1. Considerando che erano stati sviluppati ben 120 giochi per l'MSX1, questo fu un'ottima decisione, visto che una grande fetta del mercato erano gli home computer, acquistati per i ragazzi come supporto per lo studio, ma in gran parte anche per giocare. La CPU doveva essere anche lei compatibile con lo Z80 e i colori passarono ad essere ben 512 e la RAM video di base a 64 KB. Infatti i modelli MSX2 ebbero un successo ancora maggiore rispetto alla prima generazione. Questo è un esempio di MSX2, della linea Sony HB l'F5. Il Sony 8-bit F5 fu il primo modello MSX2 prodotto dalla Sony e venne realizzato in due versioni, una nera e una grigia chiaro. Anche particolare era la scelta del design dei tasti direzionali che verrà mantenuto in altri modelli. Una volta acceso veniva lanciato automaticamente il firmware che conteneva un databank personale che poteva essere persino salvato su cassetta, e questa è una funzionalità che verrà mantenuta anche nei modelli successivi. Il modello successivo fu il Sony HB-F1, che uscì in due versioni differenti, una completamente nera e una con una parte in rosso. Aveva alcune particolarità come un tasto pausa per mettere in stand-by il sistema e lo speed controller che poteva essere utilizzato per rallentarlo. I tasti direzionali avevano mantenuto il design, ma erano in una posizione più simile a quelle attuali rispetto al modello F5, dove erano più in alto e più scomodi da raggiungere. Mancava il tasto reset che invece è presente nella versione precedente F5. L'alimentatore era esterno e aveva anche lui due slot per le cartucce, una sopra e una sul retro, ed era compatibile con l'aggiunta di un disk drive. Il modello HX34 fu l'ultimo computer MSX prodotto dalla Toshiba e aveva alcune caratteristiche uniche, come il lettore floppy integrato e la possibilità di fare uno screenshot allo schermo e inviarlo ad una stampante. Aveva infatti un tasto aggiuntivo copy, che premuto in combinazione a CTRL o CTRL-SHIFT dava appunto una copia stampabile della schermata. Come molte versioni che avevano l'etichetta Pasopia IQ, c'era la possibilità di usare un pulsante per passare dalla modalità audio mono a stereo. Oltre allo Z80 prodotto dalla Sharp, aveva la particolarità di avere due integrati invece che uno solo, eppure poco comuni, gli MSX Engine Toshiba TCX 2001 e 2002. Dopo il 1986 la Microsoft smise di collaborare con la ASCII Corporation, che nel frattempo aveva perso di interesse nel mercato europeo. Infatti dal 1988 in poi venne prodotto esclusivamente per il Giappone e da soltanto tre compagnie. Panasonic, Sony e Sanyo produssero in tutto quattro modelli della linea MSX2+, che era un upgrade dello standard MSX2, con notevoli miglioramenti per quanto riguarda la grafica e la giocabilità dei giochi. La nuova tavolozza conteneva più di 19.000 colori, invece dei precedenti 512, e quasi tutti gli MSX2+ avevano lo speed controller. Quando in Europa ormai gli MSX furono quasi completamente abbandonati, nel 1990 in Giappone venne fatto un tentativo di rinnovo e venne presentato l'MSX Turbo R. L'unica ditta a correre il rischio di produrli fu la Panasonic, che uscì con due modelli di qualità altissima, ovvero l'FS-A1ST e l'FS-A1GT. Questo è un A1ST, con due CPU controllate da un processore NEC, l'S1990, che faceva da bus controller, ovvero univa la CPU con la RAM interna e le altre parti del computer, rendendolo fino a 14 volte più veloce rispetto alla generazione precedente.
Anche questo modello aveva un firmware integrato, ma questa volta per saltare questa configurazione c'era uno switch frontale e non più un tasto dedicato. Una particolarità di questa macchina era un sistema di 6 LED che permettevano di capire quali fossero in uso, da sinistra a destra. Una particolarità di Turbo R era l'MSX View, ovvero una versione di Windows per MSX, che in questa versione doveva essere caricato, mentre nella versione successiva, la 1GT, sarà già integrato. Nonostante la qualità dei due modelli, la produzione venne interrotta nel 1990, dato che ormai la IBM si era imposta con il suo standard IBM Compatible. Lo standard MSX è davvero molto vasto e interessante e comprende un'enorme quantità di modelli con caratteristiche uniche. Per questo motivo meriterebbe di essere studiato e catalogato con cura. Quelli che avete visto nel video sono soltanto alcuni modelli dello standard MSX, per non parlare delle periferiche e delle macchine particolari che non ho avuto tempo di mostrare questa volta. Per questo in futuro realizzerò sicuramente dei video per mostrarvi degli altri interessanti modelli. E proprio a riguardo in questi giorni verrà presentato ad Amsterdam l'MSX3. Ovviamente le caratteristiche tecniche sono ancora sconosciute, ma spero di potervi aggiornare a riguardo nei prossimi video.